vivere Cristo come San Paolo. Vivere Cristo come lo ha compreso, vissuto, comunicato San Paolo. E questa la sfida prima e cruciale per ogni cristiano, che con coerenza e radicalità desidera vivere e annunciare il Vangelo con la propria vita. Da Paolo, dal suo stile, dalla sua esperienza personale di Dio, dal suo lottare con Lui e da Lui lasciarsi trasformare, scaturisce per noi la novità di un Vangelo che può e vuole incontrarci sulle nostre vie per Damasco, sulle strade delle nostre sicurezze. La conversione allora non è cadere, ma lasciarsi toccare, lasciarsi avvolgere, orientare dalla voce di Dio. Da Paolo vogliamo lasciarci introdurre, accompagnare e guidare all'incontro con Gesù, che è Signore della nostra vita. Io sono Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio che Egli aveva promesso nelle Sacre Scritture per mezzo dei Suoi profeti. Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato, per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome. E tra queste ci siete anche voi, chiamati da Lui. A quanti sono qui, riuniti in questo luogo, diletti da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore nostro Gesù Cristo. Gesù, Maestro, santifica la mia mente e accresci la mia fede. Gesù, Maestro, che insegni nella Chiesa
le vie vere della carità, attira tutti alla tua scuola. Gesù Maestro, liberami dall'errore, orientami nel dubbio, dà consistenza ai miei pensieri e illumina la mia mente. O Gesù, Maestro buono, che sei la via, tu sei la verità, tu sei la mia vita, insegnami la tua santità. A te, Gesù, che sei la via percorribile e possibile che ci unisce al Padre, tutto voglio donare e tutto da te desidero ricevere. Gesù, via di santità, fa che come Paolo io possa esserti un fedele imitatore. Rendimi perfetto come il Padre tuo che è nei cieli. Insegnami, o Gesù, la tua santità. Gesù, vita, vivi in me, perché io possa vivere in te. O Gesù, vita, non permettere che io mi separi o allontani da te o dalla tua parola.
O Gesù vita, fammi gustare e vivere la gioia che solo il tuo amore può dare. O Gesù Maestro buono, insegnami la tua santità. O Gesù verità, che io sia la luce del mondo, aiutami a percorrere i sentieri che tu hai già percorso, perché la mia presenza in te porti ovunque grazia e pace. O Gesù Maestro buono, insegnami la tua santità. Nel viaggio della mia vita parto deciso, Signore, come Paolo. Vivo forte delle sicurezze che ho costruito giorno dopo giorno. Sono gli amici, la mia famiglia, lo studio, il lavoro, me stesso. Parto ogni giorno verso la mia Damasco, perché so che lì la mia vita deve andare. Come Paolo, neppure per me ci sono cavalli da cui cadere. Sono solo le false certezze con cui mi sono appesantito. Cammini decisi in fretta, scelti a volte più per comodità che per sogni di futuro.
Avvolgimi, Signore, con la Tua luce. Avvolgimi improvvisamente, quando non me lo aspettavo, quando posso calcolare i tempi giusti. Fammi cadere avvolto dalla Tua luce e aprimi alla Tua voce. Tu mi atterri, Signore, ma spesso è l'unico modo per parlarmi. La paura mi blocca, ma mi fai sentire la Tua voce. Non vedo né so dove andare, ma mi doni mani amiche per camminare insieme verso Te. In Te, Padre buono, risplende la luce vera che illumina la vita. Da Te si diffonde il profumo intenso dell'amore che non calcola, ma sconvolge. Attende con pazienza, ma non trascura, né abbandona, né violenta. Come Paolo, donaci di poter cadere avvolti dalla Tua luce, per scoprire fino in fondo chi sei Tu e chi siamo noi. Che il buio temporaneo dei nostri occhi non ci spaventi, ma ci aiuti a tendere le mani per raggiungere la nuova Damasco che Tu ci indicherai. Ti adoro e ti ringrazio, o Maestro Divino, che sei la via, la verità e la vita. Ti riconosco come la via su cui voglio camminare, la verità che voglio credere, la vita che devo partecipare. Tu sei il mio tutto e io voglio essere tutto in Te. Mente, volontà,
cuore e forze fisiche. Tutto io faccio per il Vangelo. Non so più io che vivo, ma Cristo vive in me. Sono alcune delle frasi che Paolo ci ha lasciato come eredità e che dicono di lui più di ogni altra cosa. Non ci sono altri misteri né segreti nella via della santità che lui ha percorso. Totalmente pieno di Dio, totalmente trasformato da lui, totalmente per lui. Questo è il suo segreto. È il suo dono lasciato a tutta l'umanità. È il suo essere apostolo delle genti, di ogni tempo e di ogni luogo. Paolo, con la sua vita, rivelandoci l'immensità di Dio, ci apre alla realtà più intima di noi stessi. Non schiavi, ma figli amati, per i quali tutta la creazione attende con ansia la piena realizzazione. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno.
Benedetti i passi di chi evangelizza il bene, di chi evangelizza la pace, di chi vive la Chiesa e di questa Madre possiede il cuore. Benedetti coloro che camminano per Dio, che nel silenzio del cuore studiano le vie del mondo e domani le percorreranno per raggiungere gli uomini. Benedetti questi angeli del Signore che cercano gli uomini che hanno perduto o mai incontrato la via. Benedetti i comunicatori di Gesù che portano in ogni famiglia il Vangelo d'amore e riconciliazione. Benedetti coloro che, come Paolo, fanno della loro vita un annuncio continuo del Vangelo. Come Paolo, percorrono le vie moderne e sempre attuali della comunicazione per annunciare Gesù Cristo, via, verità e vita. Benedetti coloro che, come Paolo, del Padre possiedono il cuore, del Padre danno la parola, che con il Padre, soffrendo, pregando, operando, compiono il cammino loro assegnato da Dio. Benedetti noi, se come Paolo saremo capaci di lasciarci avvolgere da Dio all'improvviso e con Lui percorrere sentieri di novità e di dono.
Nel viaggio della vita parto deciso, Signore, come Paolo. Vivo, forte delle sicurezze che ho costruito giorno dopo giorno. Sono gli amici, la mia famiglia, lo studio, il lavoro, me stesso. Parto ogni giorno verso la mia Damasco, perché so che lì la mia vita deve andare. Devo andare, Signore, verso quella meta che tante cose, persone, situazioni mi hanno fatto scoprire e mi hanno indicato. Ma è la tua meta, è ciò che desideri per me. Come scoprirlo, Signore? Qual è la tua Damasco? Come Paolo, neppure per me ci sono cavalli da cui cadere. Sono solo le false certezze con cui mi sono appesantito. Cammini decisi in fretta, scelti a volte più per comodità che per sogni di futuro. Avvolgimi, Signore, con la tua luce. Avvolgimi improvvisamente, quando non me lo aspetto, quando non posso calcolare i tempi giusti. Fammi cadere, avvolto dalla tua luce, e aprimi alla tua voce. Mi atterri, ma spesso è l'unico modo per parlarmi. La paura mi blocca, ma mi fa sentire la tua voce. Non vedo né so dove andare, ma mi doni mani amiche per camminare insieme verso di te.